l'ho trovata molto più dura del Thor. Sì, eh? Sì. Oh, mai più, questa è l'ultima volta. Ti rendi conto che è una cosa assurda. 83 ore in movimento senza mai concederti un riposo. Oltre all'obiettivo c'è sempre il sogno. Questa è la prima volta che porto a casa sia l'obiettivo che, un sogno. Che il sogno. Che è una figata. Sì. Sì, sì. È arrivato 34esimo al Thor nel 2019, 11esimo nel 2022 e quest'anno secondo allo Swiss Peak. Che è Andrea Dell'Oro? E soprattutto, te lo aspettavi? No, non me lo aspettavo. E diciamo che vado sempre alle gare con un obiettivo di tempo e do sempre un'occhiata alla classifica degli anni precedenti. E oltre all'obiettivo c'è sempre il sogno. Questa è la prima volta che porto a casa sia l'obiettivo che il sogno. Che è una figata. Sì. Durante la gara c'è stato un momento che hai capito che potevi arrivare fisicamente sul podio? Mi hanno detto che avevo il primo un'ora e non ho assolutamente pensato di andare a prenderlo. Ho iniziato la salita e alla fine della salita me lo sono visto lì. Appena iniziata la discesa l'ho recuperato e mi ha praticamente fatto passare e mi sono trovato primo. Non ci credevo, ho quasi più pensato ad arrivare primo che al podio dopo. Okay. Anche se comunque non mi sono illuso più di tanto, perché sapevo che dietro tenevano sempre quell'ora di distacco, ma c'erano sempre. Il podio si è concretizzato strada facendo, perché il terzo era sempre più indietro, tanto che alla fine è arrivato 9 ore di ritardo da me. Quindi il podio diciamo che era garantito se non facevo grossi errori, se non mi fermavo a dormire troppo. Troppo Abbiamo tolto Jean-Pierre Rolando, siamo sulla testa della gara con al comando Andrea Dell'Oro, il lecchese con un buon passo nella notte per lui, una sosta lunga alla Grande Distanza, ha dormito un'ora e 40 minuti, gli altri mezz'ora che c'è scelta ottimale con Andrea che pare ancora essere in buona condizione, perché siamo su un tratto molto ripido di tracciato, da lì poi si scende verso la Valle del Gran San Bernardo. Questi benedetti power nap, okay, il microsoni così, cioè è una cosa che tu gestisci al momento, è una cosa che magari prepari nel momento in cui sei lì a preparare la gara, ne senti la necessità e vengono da loro? È una cosa che fai per disperazione, secondo me, quando magari qualcuno li organizza anche e può capitare di vario ristoro e dire metto la testa sul tavolo, dormo qualche minuto. Io questa volta, a parte la pausa di un'ora che ho fatto, tutto il resto è stato improvvisato per disperazione, perché proprio mi si chiudevano gli occhi sul sentiero, mentre correvo, mentre camminavo. Quanto hai dormito in totale durante tutta la gara? Ho dormito veramente bene un'ora, nell'ora programmata. E dopo ho fatto 2 bei microsonni da 3-4 minuti e il resto era sedersi, appoggiare la testa sulle braccia fino a quando ti addormentavi e cadevano. E ti svegli, ti svegli, riparti, è passato circa un minuto, però ti permette di fare ancora qualche decina di minuti senza che ti si chiudano gli occhi. Ma punti tipo gli orologi, cioè l'orologio? Se sono in una posizione comoda, punto l'orologio. Ok. Se so che sono destinato a crollare per terra appena mi addormento, non punto. Ti lascio andare. Sì, sì.
anche preda allucinazione dettata dalla fatica, così è inevitabile che dicevi che vedevi un ciuffo d'erba, un sasso, essere un coniglio. Ma tu dentro te stesso te ne rendi conto, cioè, oppure sei veramente in uno stato, in una bolla totalmente a sé, che hai un attimo in cui cancelli tutto e non capisci quello che stai facendo? Nel caso del ciuffo d'erba che sembra un coniglio, me ne rendo conto perché capisco che non si sposta e dico: perché continui a vederlo come un coniglio? E sai benissimo che non è un coniglio, ma cerchi di guardarlo in una, con un'altra angolazione, ma vedi sempre il coniglio. L'allucinazione che ho avuto vedendo il secondo che mi arrivava dietro, quella non me ne sono reso conto. Quella della diga in cui, dopo la diga, sulla salita, mi sono girato, ho proprio visto alto col cappello, il frontalino, e faceva andare le racchette di buon passo e niente, mi guadagnava terreno, era sempre più vicino. A me si chiudevano gli occhi e ho deciso di fare un microsonno appena c'era un sasso comodo per sedermi. Mi siedo, non mi sorpassa, però vedevo una roccia, ero un po' in mezzo alle rocce perché iniziava un tratto di catene e vedevo dietro la roccia la luce. Ho detto: si sarà fermato anche lui, ma che culo, si è fermato anche lui a fare un microsonno nello stesso momento. Ho dormito 3-4 minuti e quando ho riaperto gli occhi non l'ho visto su oltre le catene e vedevo ancora la luce dietro la roccia. Ho fatto due passi, sbuco dalla roccia e vedo che la luce era la diga, avanti non c'era. Mi sono reso conto che non era il secondo, ma era una diga. Era tutto frutto della mia immaginazione. DNA, testa e allenamento, cosa conta di più e in che percentuale? DNA, non credo di essere uno di quelli che si dice hanno il motore, hanno... Secondo me ha fatto tanto l'allenamento per migliorare sia dalle brevi distanze che alle lunghe. Io non sono iniziato a correre e ho fatto subito dei gran tempi. Ci sono arrivato mettendoci tanto sudore. E la testa in queste gare così lunghe, forse al primo posto. Puoi avere un sacco di allenamento, ma se inizi a dire che la salita qua è troppo lunga, puoi avere quante gambe vuoi che non la fai. Che non la fai perché non hai voglia, perché per qualsiasi motivo. Dopo, quando se non hai la testa, trovi mille scuse per non andare avanti. Molte volte è stato fatto un paragone col Tour, la Swiss Peak, eccetera, senza dover entrare nel qual è la gara più bella, meno bella, perché credo che sia tanto carattere personale inevitabilmente. Ci sono state delle differenze sostanziali nella gara che magari ti hanno fatto fare meglio da una parte, peggio dall'altra? Hai sentito che una è più la tua gara, l'altra meno, insomma? Allora, sono quasi uguali come lunghezza, ma molto diverse per il tipo di percorso. La Swiss Peak è sicuramente più tecnica, come già avevo letto, e le salite molto più dure. Non so, gli svizzeri non sanno cosa vuol dire fare un sentiero a curve per renderlo più dolce. Solo vertical. Sempre dritto, dritto per dritto e sempre sui polpacci. Quindi una gara così tecnica e così lunga, come la prepari? Allenandoti al meglio, stando in giro diverse ore e simulando il più possibile la tipologia di percorso che sarà poi da affrontare. Ho iniziato con gare da 50 km e poi passare una 70 in Dolomiti, molto tecnica, e due gare da 100 km sempre molto tecniche, sempre in preparazione per questa gara. Qual è il ricordo più bello di questa gara e il momento che invece è stato il più difficile da gestire, quello che ti ha mandato un po' più in crisi?
Il ricordo più bello, penso a quello che avete visto tutti, il momento in cui mi hanno detto che ero secondo. Chiese, se ricordo bene, non al Tour de Gian, quest'anno quarto alla W, quarto alla MECT. Stai facendo un garrone quest'oggi, sei secondo a 20 minuti dalla testa. Secondo, sì. Pensavo più indietro. Come sta andando? No, bene, a parte le salite sono veramente dure. Sei stupito di quanto stai facendo? Sì, non pensavo secondo. Quello rimarrà nella storia, penso. E quello più difficile, tutti i momenti di sonno, il racconto dell'allucinazione di prima e anche i momenti di caldo, perché tanto caldo, veramente caldo. C'è stata la salita alla Fenetra dal Pet, non sapevo più come gestire l'acqua. Appena c'era l'acqua sul percorso ne buttavo addosso il più possibile, riempivo le borracce, ma avevo paura che non avrei più trovato acqua e sarei rimasto senza. E oltre all'idratazione, com'è che la gestisci l'alimentazione? Cioè, a un certo momento mi hai raccontato che non hai fatto abbastanza specie, ho mangiato la racletta, un ristoro. Trovi di tutto. E mangiato veramente qualsiasi cosa, dal pollo al riso, alle zuppe, affettati, formaggio, di tutto. E un sacco di anguria quest'anno col caldo che faceva. E dopo tra un ristoro e l'altro sempre qualche briochina e qualche gel. Chi te lo fa fare? Tu sei arrivato l'anno scorso dopo il tour e hai detto basta! Te lo sono chiesti tutti, compreso io, e soprattutto durante la gara. Ti scatta l'obiettivo in testa, capisci che è una cosa difficile, però ce la puoi fare. Quando è il momento di iscriversi sono carichissimo. Dopo, durante la gara, dico mai più, questa è l'ultima volta, ma sappiamo qualche giorno dopo scatta subito la voglia di rimettersi in gioco. Andre, discorso equipaggiamento, com'è che lo gestisci? Ho visto che parti con un tuo zainetto molto minimal. Materiale obbligatorio, a volte sono d'accordo sul materiale obbligatorio, a volte no, tante volte preferisco portare qualcosa in meno, a volte anche qualcosa in più visto l'esperienza o le previsioni meteo, e si cerca sempre di scegliere i materiali migliori. Lungo il percorso nelle basi vita avete tipo vostre borse, cambia a disposizione, giusto? Quindi sì. Tu hai con te lo stretto indispensabile per fare quegli X chilometri e poi hai lasciato tipo dei cambi. Abbiamo una sacca fornita dall'organizzazione, trasportata dall'organizzazione, ogni base vita che è sempre ogni più o meno 50 chilometri. Okay. Errori da non commettere durante una gara del genere. Non partire troppo forte è la prima cosa, l'errore più classico, e alimentarsi sempre. Io ho messo, già l'anno scorso avevo messo un allarme sull'orologio che ogni 50 minuti mi diceva mangiare, e quest'anno l'ho spostato a 30. E tante volte devi anche mangiare anche se non hai fame. Ok. Perché sai che comunque senza mangiare non vai avanti. Cioè. Un consiglio che daresti a chi si avvicina al mondo del trail running o che magari si è già avvicinato al mondo del trail running ma vuole provare gare più lunghe, no? Quindi arrivare a fare delle ultra. Cosa diresti? Io dico a chiunque di osare, perché come ho fatto io la prima volta con il Tor, io sono andato al Tor la prima volta senza aver mai fatto una 100 km, avevo corso al massimo una gara da 36 km e poi ho scoperto di questo Tor e ho detto va che bello, una gara così lunga non si corre, si cammina e basta, è una bella passeggiata. E comunque se non si fanno gli errori di cui parlavamo prima ce la può fare chiunque con un buon allenamento e una buona testa. Come riesci a gestire la tua passione per la corsa, l'andare in montagna insieme al lavoro, gli affetti familiari, quindi
che equilibrio comporta comunque seguire questa passione? Niente, cerco di allenarmi negli orari che me lo permettono e più che altro i sacrifici magari li fanno gli altri, tipo Sara che quest'estate in ferie magari se ne restava in furgone per delle ore aspettando che io facessi il mio allenamento perché andava fatto e con tanta pazienza mi lasciava andare. Correre in montagna è? Non lo so, è bello vagare e spostarsi da un posto all'altro. La cosa più bella è sempre quando non conosci un posto e vedi cosa c'è al di là di quella salita. L'ultimo pezzo di salita è sempre cercare di allungare il collo per vedere cosa c'è di là. E quando arrivi su poi cerchi di capire dove ti porterà il sentiero da un'altra parte. Chi è Andrea Dell'Oro? Scopriremo nella prossima gara.